Martina e sono quella della libreria divisa per colori. Questa per intenderci. Ma buonasera e bentrovati sul mio canale, come state? Tutto bene? Spero stiate bene. Allora, questa sera video recensione, cioè quest'oggi, perché io registro sempre di sera di questi tempi, perché mi ritrovo a leggere il pomeriggio, quindi la sera finisco di leggere, quindi poi registro subito i video. E oggi parliamo di lui, qualcosa di simile a un miracolo, che è il secondo libro della serie, di cui tra l'altro qui nelle schede vi lascio la recensione del primo, che è qualcosa di simile alla neve, il romanzo d'esordio di Federica S. Rossi per More Stories, che questo qui era il primo della... adesso ve lo pronuncio. Third Wheel Series, non lo so, sta di fatto che questa storia io l'avevo amata la follia. Era la storia di Cameron e Ben, se non erro. Penso che sia Ben, no, non ricordo. Vabbè, sta di fatto che è la storia di questi due pazzi che mi avevano fatto innamorare della scrittura di Federica. Federica, dopo questo romanzo, ha pubblicato Come acrobati sul mare, che è sempre da quelle parti là e non riesco a trovare, ma non ci interessa Come acrobati, perché in realtà questo primo libro segue a questo. Sono però volumi completamente autoconclusivi, che non ce ne facciamo niente, cioè nel senso potete leggerli anche solo questo e solo questo, ecco. Tra l'altro i personaggi di questo fanno un piccolo cameo all'inizio, essenzialmente. Intanto devo ammettere, devo fare un complimento enorme a Federica, ok? A Fede, perché allora, guardate, c'è la differenza tra una storia e l'altra. Questo cosa significa? Che è migliorata molto anche in fatto di prolissità. Comunque Federica è una persona che scrive molto, ti fa immergere tantissimo all'interno della sua storia, però tende un attimo a essere un po' prolissa. A me non dispiaceva, però vi giuro che notare una differenza notevole in una storia fa il caso suo. La storia di Lionel e Ian è bellissima, raga. Dall'inizio alla fine io mi sono innamorata di questi due pazzi. Lui, il boss, un granfi per eccellenza, cioè proprio un granfi pazzesco, unico, uno di quelli burberi, quelli proprio con il muso duro e baretta fracà, come si dice in Veneto, muso duro e baretta fracà, cioè così. L'altro lui, un sunshine di quelli che t'acceca, cioè uno che praticamente parla anche coi muri, letteralmente. Una combo. Allora, io, il mio troppo preferito è il Grumpy for Sunshine. Poi, se mi abbinate Forbidden, Grumpy for Sunshine ed Age Gap, praticamente me l'avete conquistata. ma essenzialmente in questo libro c'è l'Age Gap. I due hanno 10 anni di differenza, lui è il suo capo, ok? Non è proprio un forbidden, secondo me. Essenzialmente perché non c'è nessuno che proibisca la loro storia se non la mentalità di lui. Ecco. Allora, mi è piaciuto tantissimo. È un MMO male to male, non serviva che lo dicessi. Capace di trascinarvi all'interno della storia, di farvi emozionare, di farvi vivere le emozioni di questi due pazzi, di innamorarvi proprio insieme a loro, e vedrete capitolo dopo capitolo come si innamorano, come prendono parte e come capiscono in realtà di essere l'uno la parte mancante dell'altra. Entrambi hanno tanto da donare. Scusate, e hanno anche tanto da dire, e a volte lo dicono nel modo sbagliato, ma mi è piaciuto che durante tutto il punto di rottura della loro storia Lionel non si sia mai abbassato all'amore che provava, cioè lui per Ian stravedeva, però l'aveva ferito così tanto che l'ha fatto praticamente strisciare, e questa cosa mi ha, cioè proprio l'ho amata, perché si è dato un valore che lui nella sua vita non si era mai dato, e secondo me è una cosa fondamentale darsi valore indipendentemente dal valore.
questa storia ha un messaggio bellissimo, quello di accettarsi per quello che si è, per l'amore che si prova, per accettare l'orientamento sessuale possiamo essere nel 2024, possiamo avere tutti... tutta l'apertura mentale che vogliamo, ma quello che succede a Ian in questo libro, come viene trattato Leo negli incerti frangenti della sua vita, è brutto da dire, ma è ancora realtà. Una realtà che per me non dovrebbe esistere, ma pur sembra una realtà. Mi è piaciuto perché Federica ha trattato un argomento, più che un argomento, ha trattato una realtà che tuttora esiste nella maniera più nuda e cruda, ok, ma allo stesso tempo romanzandola e dandoci un romanzo che per me ha cioè ha stravolto la mia giornata e soprattutto mi ha dimostrato quanto lei sia davvero portata per questo sottogenere del romance, ovvero il male to male. È bello, sono passionali, sono proprio loro, no? Nonostante quando poi iniziano a viversi la loro storia prima del punto di rottura, nonostante lui sia un gran fifo resilienza, cioè lo vedi cedere e lasciare un po' le redini a lui, e questa cosa mi ha fatto impazzire perché dicevo, vedi l'amore come ti aiuta a stravolgere le giornate, a lasciarti andare, e ti fa capire che non tutto quello che tu pensavi fino adesso è la cosa giusta da fare, c'è anche altro. Bello, sicuramente una storia diversa da qualcosa di simile alla neve, però mi piace perché i libri di Federica hanno sempre quel qualcosa in più. Tra l'altro in questo libro, se non erro, nel primo erano un pochino più piccoli, qui invece lui è più adulto, ma in realtà anche Lionel, cioè nonostante la differenza di età di 10 anni, si percepisce proprio che lui ha avuto un'infanzia molto dura, molto complessa, molto difficile per certi versi, tutto quello che ha passato per per la sua omosessualità lo si percepisce attraverso le righe del romanzo. È una cosa che mi ha fatto davvero emozionare in molti molti punti. La scrittura di Federica, come ho detto, io la amo. Cioè l'amavo prima, l'amo adesso, però qui si nota molto il cambiamento, si nota anche un ritmo diverso, una dinamica diversa, forse anche i protagonisti sono strutturati in maniera diversa, tenete conto che un romanzo d'esordio è sempre un romanzo d'esordio, e poi si migliora, si impara, si sbaglia, si cade, ci si rialza, ma con questo terzo romanzo Federica mi ha stupita tanto. Sono estasiata perché wow, non so neanche io come dirmelo, mi hanno preso tantissimo questi due pazzi, e lasciarli ad un certo punto, ho letto l'epilogo dopo 2 ore perché non volevo lasciarli, cioè vabbè, e niente, quindi questa è la mia umidissima e prolungata, come sempre perché parlo tantissimo, recensioni su qualcosa di simile a un miracolo. È un libro che trovate su Amazon e Kindle Unlimited, edito More Stories e scritto da Federica S. Rossi. Se lo leggete, se vi piace, se non vi piace, vi ricordo di farmelo sapere qui sotto nei commenti o nei direct di Instagram, e noi ci vediamo sui social perché vi consiglierò questi due pazzi, ok, da un suo estratto. Tra l'altro, postilla finale, siccome so che ormai c'è sta, lo so che lo spicy ormai c'è sempre, c'è dappertutto, è ovunque, però in questo libro secondo me è stato dosato con il contagocce ed è stato dosato giusto per quelli che erano i capitoli giusti, senza mai diventare volgare, quindi un altro punto a favore di Federica che ci tenevo a specificarlo. E niente, io vi ringrazio per essere rimasti fino a questo punto del video, ci vediamo prestissimo sempre qui su YouTube. Provate a dirlo con un nuovo video. Ciao ciao!